21 giugno 1916, alla sorella Carla. La nostra vita? La migliore che si possa fare in guerra ora. Abbiamo passato giorni terribili per le ansie più che per i disagi a cui ormai siamo temprati, col dubbio atroce che i nostri sforzi, il nostro sacrificio non bastassero. Iddio ci ha aiutati e per fortuna anche possiamo dire di non aver avuto le gran perdite che si potevano prevedere. Abbiamo lasciato, è vero, purtroppo anche qui una parte dei nostri fratelli, ma a tutti potemmo dare onorata sepoltura e quel sangue sia fecondo di nuova italianità a questa terra. Abbiamo delle grotte, delle spelonche ampie, profonde, il tutto scavato a piccone in mina. Abbiamo anche dei veri e propri villini mascherati dietro i macigni che noi ricopriamo con le zolle strappate ai prati e su cui crescono allegramente le primule, le carline e i ciclamini. Perché mamma natura non vuol perdere tempo e, guerra o non guerra, quando è ora di sorridere, sorride, come le allodole del mattino che ci volano sopra la testa e ci fanno sentire il loro garrito anche tra una cannonata e l'altra. Il giorno i soldati riposano, la notte si esce dalle trincee e protetti dalle tenebre si lavora. All'alba, per non farsi vedere, arrivano i nostri bravi muletti, carichi di ogni ben di Dio. Ora che ti scrivo è luna di notte, da mezz'ora si è levata la luna, qui non tocca ancora, ma già la conca è tutta illuminata. Così di notte non si vedono i guasti delle artiglierie. Sembra sempre la tranquilla borgata e mi ricorda in forma strana la notte in cui partimmo. Questa lettera è stata scritta da Vittorio Rizzato, tenente caduto combattendo sul Carso nel settembre del 1916, decorato con medaglia d'argento e con medaglia d'oro al valor militare.